Siamo col vice sindaco assessore allo sport Daniele Tiozzo Brasiola davanti alla Iancris alla Darsenale Saline di Chioggia. L'incontro è con l'armatore, è stato con l'armatore Alfredo Giacon, proprietario appunto di questa bellissima barca a vela che ha uno scopo particolare, fa parte del Blue Italian Route e racconta. Allora, certo non potevamo mancare oggi qui a portare il saluto di tutta l'amministrazione, in primis quelli del sindaco Mauro Armelao, l'equipaggio della Iancris, e poi, come giustamente dicevi, è testimonial di quello che è un progetto molto ambizioso e importante, cioè Blue Italian Route. È un progetto che si pone come obiettivo quello di promuovere l'attività dello sport della vela con l'attenzione particolare quella che è la sostenibilità e quindi è la tutela dell'ambiente marino. E chiaramente messi a conoscenza di questa opportunità non potevamo che essere orgogliosi di vedere il loro tour che li ha visti toccare molte tappe sia nel Tirreno che nell'Adriatico, vedere completare tutto questo tour nella città di Chioggia prima di arrivare a Trieste per la Barcolana. È un motivo chiaramente di orgoglio sul quale non poteva mancare il patrocinio del comune. Oggi siamo qui per ringraziarli anche per aver narrato e raccontato i vari dettagli del loro percorso che è durato 30 anni, un viaggio lunghissimo nel quale hanno portato avanti molte iniziative proprio per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e comunque alla pratica dello sport della vela. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.